Colazione di Chiara Ferragni e la nostra colazione, ragazzi, eccola qua. Ciao ragazze, ciao ragazzi, bonjour, nuovo giorno, nuovo video, ma oggi nuova challenge. Ho cercato anche di riprodurre un po' il trucco che piace a Chiara Ferragni, proprio perché oggi mangerò per 24 ore come Chiara Ferragni, ragazzi. Ebbene sì, ho fatto anche i colpi di sole, sono strafelice. Fatemi sapere che come mi stanno. Secondo voi ho tolto l'extension? Ne ho parlato su Instagram. Comunque ho tolto solo momentaneamente l'extension, quindi ho molto meno volume, ma andrò a riapplicarle probabilmente questa settimana. Comunque, ragazzi, oggi appunto ho pensato di fare questa challenge. Come sapete, Chiara mi piace moltissimo, insomma, come un po' a tutti, penso che metta d'accordo tutti, piaccia a tutti. La seguo molto su Instagram, nelle storie, eccetera. E ho notato che ultimamente si è lanciata molto di più sul food. Poi mi rivedo molto in lei su questo perché entrambe siamo proprio negate per cucinare, però ho visto che ultimamente si è lasciata andare un po' di più appunto nella cucina, eccetera, nell'ambito food. E ho pensato, cavolo, devo troppo fare questa challenge che mangio per 24 ore come Chiara Ferragni. Quindi ho fatto le mie ricerche e queste sono le conclusioni che ho tratto. Anzi, vi faccio vedere prima le cose che ho preso e poi parliamo assieme, inizieremo dalla colazione. Allora, queste sono le cosine, ho fatto una spesa. Sono le cosine che ho preso, non è tutto quello che utilizzeremo oggi per la challenge, perché alcune cosine già ce le avevo. Ho preso la mozzarella che pubblicizzava lei qualche settimana fa ed ha usato le mozzarelle per un pranzo che penso appunto faremo anche noi. Poi ci sono altre cosine, ha collaborato anche con Barilla e insomma non vi voglio anticipare niente, adesso nel frattempo andremo a preparare la colazione. Ragazzi, mi sono informata moltissimo, adesso vi faccio vedere. Una cosa che ho notato che le piace moltissimo a colazione e non solo, sono gli avocado toast. Molto spesso lei appunto la vediamo con questi avocado toast che sono molto molto famosi negli Stati Uniti, insomma vanno moltissimo anche da noi. Eccola qui sempre appunto con l'avocado toast, qui ci sono dei pomodorini, uova, poi c'è un'altra foto anche sul suo profilo recente. Eccola qui. Questa ovviamente ha ripostato una foto fatta qualche tempo prima, però anche qui la si può vedere con un avocado toast, perché decisamente lo potete vedere è un avocado con un po' di coriandolo, qualche pomodorino, pane penso che sia integrale, e poi vediamo qui accanto un frappè, diciamo, di colore verde. Non so naturalmente che cosa c'è all'interno, ma ci ispireremo decisamente a questa foto per la nostra colazione. Quindi, per la prima volta della mia vita, andrò a preparare un avocado toast, ragazzi. Mangio spesso l'avocado nel sushi, ma non ho mai preparato un avocado toast, quindi lo farò oggi per la prima volta con voi. L'unica cosa che non sono riuscita a trovare, purtroppo, è il coriandolo, però faremo a meno del coriandolo, anche se in questa foto decisamente c'è. Cercheremo di replicare anche il frullato che Chiara ha in questa foto, che appunto ha postato di recente sulla sua pagina Instagram. Allora, ho il pane integrale, eccolo qua, sempre un casino nella dispensa, pane integrale, questo è quello del mulino bianco, no, sì, è il pane del mulino bianco. Ho visto la scritta Barilla, mi sto rendendo conto in questo momento che mulino bianco è della Barilla, non lo sapevo, quindi utilizzeremo il pane integrale, ragazzi. Poi naturalmente ho l'avocado e poi ci servirà sale e pepe, e qualche pomodorino che sono in frigorifero. A me non piacciono particolarmente i pomodorini, ma andremo a replicare più esattamente possibile la colazione che abbiamo visto in questa foto di Chiara. E poi invece per il frullato, so che lei beve molto il latte di mandorla, quindi decisamente sarà quello che utilizzeremo anche noi. Naturalmente non posso sapere esattamente che cosa ci fosse all'interno di quel frullato, ma possiamo renderlo quanto più simile possibile e farci un'idea più o meno. Allora, io andrò ad utilizzare appunto il latte di mandorla e poi aggiungeremo una banana. Eccola qua, so che a lei piace molto la frutta fresca, ho letto diverse interviste, e poi anche il mango, ma per renderlo verde, ah, e quasi mi dimenticavo che per il nostro avocado toast ci servirà anche il lime, eccolo qua. Per il nostro frullato, invece, per renderlo verde, andiamo ad aggiungere, ta-ta-ra, altra cosa che ho preso,
lo spinacino, ragazzi, che fa molto bene. A me personalmente non piace affatto, ragazzi, però nei frullati ha il suo perché e il sapore non si sente. Ve lo dico io che sono super super schizzinosa. Se non vi piace, comunque nel frullato provatelo, fidatevi di me. Sto seguendo questa ricetta per l'avocado toast, anche se è semplicissimo, è sempre meglio seguire la ricetta se siete me, perché non sono brava a cucinare. Quindi, allora, prima cosa dobbiamo tostare il pane. Non ho un tostapane, quindi tosteremo il pane semplicemente così, lo facciamo scaldare sulla padella, poi giriamo e voilà. Nel frattempo preparo l'avocado, devo tagliarlo a metà e adesso vado semplicemente a togliere tutto l'interno dell'avocado e lo mettiamo qui nella nostra bacinella. Devo dire che è perfetto perché è morbidissimo. Poi dicono di andare a spiaccicare il nostro avocado con la forchetta. Nel frattempo sento profumino. Ho già girato il pane, vediamo com'è. Direi che va benissimo, quindi il nostro pane è già tostato. Adesso dobbiamo aggiungere un po' di lime, non dicono quanto, quindi faremo una spruzzata così generica. Un po' di sale. Io abbondo sempre. Un po' di pepe. Super cremoso, ragazzi, che profumino. Andiamo a preparare anche il nostro frullato. Però ingredienti: una banana, adesso ci aggiungiamo anche il mango, ne metterò metà. Eccolo qua, aggiunto anche il mango. Adesso laviamo qualche foglia del nostro spinacino ed aggiungiamo anche questo. Ci siamo, non ci resta che aggiungere il nostro latte di mandorla. Questo è uno dei miei preferiti, è quello della Alpro. Shakeriamo per bene, shake, 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 shake. E ne aggiungiamo quanto basta. Non è uscito del verde che speravo, cioè è comunque verde, ma speravo che fosse un pochino più scuro. Penso che il frullato di Chiara Ferragni contenesse qualcosina di diverso, ma ragazzi, non c'era assolutamente scritto da nessuna parte, quindi sono dovuta andare ad intuito, però sicuramente c'era spinacino, secondo me, e poi anche o mango o banana, mela, insomma qualche altro frutto che non doveva colorare tantissimo il frappè, insomma. Quindi magari anche cetriolo o qualcos'altro che ha dato un po' più di verde, non posso esserne sicura, ma sono abbastanza soddisfatta, devo dire, del risultato. Colazione di Chiara Ferragni. È la nostra colazione, ragazzi, eccola qua. È la prima volta in vita mia che assaggio un avocado toast, ragazzi, quindi non so quale sarà la mia reazione. L'avocado in genere appunto mi piace nel sushi, ma così non l'ho mai assaggiato, quindi 3, 2, 1. Ragazzi, scoperta pazzesca, ma è strabuono. Tutto quello che è verde non mi piace, però questo è stra buono. Fatemi sapere se avete mai assaggiato un avocado toast e se vi piacciono nei commenti. Per me, top, ragazzi. So che ci arrivo tardi ai trend, lo so che è di moda dal 2010, io ci arrivo adesso, ok? Lo so. Assaggiamo anche il frullato. Questo già lo sapevo, che è buonissimo perché lo faccio spesso. Banana, mango, spinacino. Ragazzi, provatelo. Colazione slurpata tutta, ragazzi. Devo dirvi che ho fatto, grazie a Chiara, questa nuova scoperta, perché mi è piaciuto tantissimo l'avocado toast. E anche abbinare l'avocado toast, che è salato, ad un frappè che invece è dolce, vi devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Quindi mi sa che questa colazione gliela ruberò e la riproporrò molto presto. Quindi adesso io vado a lavorare al computer, ragazzi. Poi devo uscire un secondo. Come parlo? Devo uscire un secondo. Uscire un secondo. Uscire un secondo. E poi, quando torno, prepareremo il pranzetto che sicuramente avete visto molto di recente sul canale, sul profilo Instagram di Chiara. Quindi a tra poco. 3 hours later. Ok, ragazzi, io sono uscita e poi mi sono rimessa a lavorare al computer, che ci sono diversi problemi con YouTube, non sta funzionando niente, quindi sto perdendo un sacco di tempo qua a impostare, rimettere, impostare, salva, ricancella, risalva, vabbè, un casino. Comunque adesso andiamo a preparare il nostro pranzetto. Io già so
che cosa andrò a preparare. Sarà un'idea che io ho visto da lei e ho pensato subito, wow, che bella idea, poi tutti gli ingredienti mi piacciono quasi. Però insomma, al di là, è difficile trovare che mi piacciono qualcosa in cui mi piacciono tutti gli ingredienti, ma voglio andare a riprodurre. Eccola qua, questa è la foto che ho visto appunto di recente sul profilo di Chiara, e questo è il pranzetto che lei ha preparato, cioè sono delle mozzarelle fatte tipo come se fossero dei cestini, ripiene di olive verdi, pomodorini, basilico, e poi ci ha messo un filo d'olio d'oliva. Quindi vorrei anch'io cercare di riproporre questa ricetta, che sembra molto molto semplice e veloce da preparare, ma altrettanto buona e gnammi. Sono troppo gasata per questo video, non lo so, mi piace particolarmente lei e mi piace riproporre evidentemente le cosine e cercare di mangiare come lei per 24 ore. Poi questo avocado toast di stamattina mi ha gasato non poco. Allora andiamo, dov'è che ho messo? Allora, eccola qua, la mozzarella, poi abbiamo il basilico fresco, i pomodorini. E poi ci mancano soltanto le olive, naturalmente, rigorosamente, quelle saclà snocciolate, come sapete, adoro. Allora, ho già fatto un danno perché ho tagliato la mozzarella a metà e volevo scavare metà, poi mi sono resa conto che non avrebbe funzionato in questo modo, quindi la terremo così, questo pezzettino ce lo mangiamo al volo. Ok, allora, ragazzi, dobbiamo andare con un cucchiaio ad incidere in questo modo e andiamo a togliere la parte centrale in modo da creare il nostro cestino. Ok, direi che così può andare, anche questo ce lo mangiamo al volo. Ho lavato i pomodorini e vado a tagliarli a pezzettini, in realtà ne bastava uno. Facciamo la stessa cosa con le nostre olive verdi, tagliamo a pezzettini anche queste. Fogliolina di basilico. Questo è il pranzo di Chiara Ferragni. Ragazzi, ovviamente è fatto per più persone, erano in tre quel giorno. Eccolo qua, e questo è il mio, ragazzi. Stessa identica mozzarella, pomodorini, olive verdi, basilico. E andiamo semplicemente, perché vedo che qui lei ha l'oliera, come ben potete vedere, quindi andiamo anche noi ad aggiungere un filo di olio d'oliva. Io ho questo, sapori e dintorni, vabbè, niente di strafigo. Voilà! Quello che Chiara beve è sempre acqua naturale, presumo che sia naturale perché non ho visto in nessuna foto le bollicine, quindi anche noi accompagneremo il nostro pranzo ha semplicemente dell'acqua. Speravo nella Coca Zero, ma decisamente no. Buon appetito, che tra l'altro io sono molto entusiasta di questo pranzetto, molto contenta di fare questa challenge. Mi sto realizzando in questo momento che io detesto i pomodorini. Non ho mai mangiato pomodorini, quando li ho assaggiati, scusatemi, devo essere onesta, li ho sputati completamente, quindi non so come farò a buttare giù un morso di questa roba. Io ci provo, che poi sono anche masochista perché ho scelto io questo pranzo. Notare c'è sia il pomodoro che l'oliva, forse un morso un po' troppo gigante, ce la faremo. Ragazzi, per la prima volta ho mangiato un pezzettino di pomodoro, sì, ok, nella salsa, nella pizza eccetera lo mangio, ma non l'avevo mai mangiato così. Sono fiera di me stessa, alla fine non è così male se lasci perdere la parte della pelle del pomodorino. Ma sono l'unica a cui non piacciono i pomodorini? Commentate, ditemi se c'è qualche altra anima pia a cui non piacciono i pomodorini. Comunque, la mangeremo, ragazzi, perché questo pranzetto, vi devo dire la verità, è proprio proprio buono. Quando sento il sapore della buccia del pomodoro non sono molto contenta, però tutto sommato anche questo pranzetto è molto buono, molto sano. Anche molto più italiano rispetto alla colazione, che era più che è più una cosa americana, l'avocado toast, no? Invece questo, devo dire, molto italiano anche come colori, no? E la nostra acqua, cin cin. Pranzetto finito, ragazzi! Solo per voi, ho mangiato per la prima volta e unica, penso, pomodorini interi. Ragazzi, non ho barato, li ho finiti tutti, ok?
Devo dire che tutto sommato, appunto, mi è piaciuto questo pranzetto, mi è piaciuto, mi piace che sia un pranzetto insomma sano, fresco, anche molto estivo, e devo dire che è molto diverso in realtà da quello che mangerei io di solito, tipo vabbè colazione di solito sul frullato ci siamo simili, sull'avocado toast no, perché appunto non l'avevo mai assaggiato, però per pranzo io di solito o non mangio niente o sgranocchio schifezze tipo Fonsis, taralli, robe, cioè così a caso, quello che trovo, chipster, pizzette surgelate o quelle della panetteria. Oggi invece devo dire che questo pranzetto sano, fresco e anche molto italiano, quindi ci sta. That night. Ok ragazzi, è ora di cena, in realtà sono le 9:15, ma io ceno sempre tardi, pranzo tardi, faccio colazione tardi, lo sapete. Ho pensato per cena, visto che la vediamo molto spesso Chiara Ferragni, si sa che lei piace molto, e come fa a non piacere, piace molto anche a me, il cibo, la cucina italiana, e molto spesso lei la vediamo che appunto mangia la pizza oppure mangia gli spaghetti, e quindi ho pensato di prendere ispirazione da questa fotografia che è stata postata non tantissimo tempo fa, proprio durante questa quarantena, sul suo profilo, e la vediamo in una foto che a me ha fatto ridere un sacco, che appunto si gusta una buona carbonara. Quindi ragazzi, questo è quello che preparerò questa sera per cena, e sono molto orgogliosa ragazzi di essere riuscita a recuperare tutto quello che serve per una carbonara ad hoc. Adesso io non sono la più brava delle cuoche, lo sappiamo tutti, però ho preso proprio le cosine, quelle giuste. Allora, qui c'è, ragazzi, vabbè, le uova naturalmente, pecorino romano, eccolo qua, ho preso anche il guanciale ragazzi, che di solito, devo dirvi la verità, lo so è un abominio, è una bestemmia, ma io di solito la carbonara la faccio con la pancetta e con il parmigiano, ma so che non è la ricetta giusta, quindi oggi mi sono impuntata e mi impegnerò per fare la carbonara, quella vera. Sto guardando la ricetta originale, così almeno c'è scritto spaghetti alla carbonara, la vera ricetta ragazzi. Questo dovrebbe essere il risultato finale, speriamo che si avvicinerà. Vabbè, non c'entra niente, ma stavo aprendo la confezione del guanciale, così, truc, e mi è rimasta in mano, l'angolino, ma quanto è fastidioso quando ti succede, poi devi prendere le forbici per aprire la confezione, vabbè. Nel frattempo ho messo l'acqua a bollire, ho preparato i tuorli d'uovo, ho aggiunto un po' d'acqua come dicevano loro, ed il pecorino, e vado, non con la frusta in realtà, ma semplicemente così, a mescolare il tutto ragazzi. Dicono di aggiungere anche sale e pepe, quindi un pizzico abbondante, io come al solito, un po' di pepe, ok. Dicono in una padella di andare a qua, senza bruciare magari questi, che sono anche questi di Blonde Amsterdam, quel brand olandese, adoro. E andiamo ad aggiungerci, dicono senza olio, presumo perché comunque c'è il grasso del guanciale che poi si scioglie. Ok, l'acqua bolle ragazzi, quindi possiamo lanciare i nostri spaghetti, che vi sembreranno tanti, ma ho un'amica a cena, quindi sto facendo per due persone in realtà. La pasta è pronta in 9 minuti e sta già bollendo da un minutino e mezzo, quindi possiamo accendere adesso il fuoco sotto al guanciale, così più o meno sarà pronto allo stesso tempo. Colate la pasta al dente, senza che asciughi troppo, rimettetela nella pentola, ok? Ci siamo, quindi non scoliamola tantissimo a questo punto, rimettiamola nella pentola. L'ho versata nella padella, come al solito faccio troppa pasta, ma vabbè, anche se avanza la mangerò domani, comunque è sempre meglio, specialmente se ho ospiti, farne un po' di più piuttosto che un po' di meno, secondo me. Come tocco finale dicono di aggiungerci ancora un pochino di pecorino, voilà, e una spruzzata di pepe. Ta-da! La nostra carbonara è pronta ragazzi, pronta, gnom gnom. Quindi post di Chiara Ferragni con la carbonara ragazzi,
Ed ecco la nostra cenetta. Ho scelto anche a cena di bere semplicemente acqua naturale, appunto perché nelle ricerche che ho fatto lei di solito questo beve accanto ai pasti, insomma semplicemente acqua naturale. Quindi buon appetito! Sono molto molto felice del risultato, ragazzi. Ne ho messa pochissima proprio perché farò un assaggino con voi e poi aspetto la mia amica e cenerò con lei, quindi spero che piacerà anche a lei. Ma questa appunto sarà la mia cenetta. E so che piace molto a Chiara Ferragni, molto spesso appunto la vediamo mangiare la pasta e in particolare ultimamente l'abbiamo vista mangiare e preparare la carbonara, quindi ragazzi buon appetito. Voi che vi intendete di cucina fatemi sapere se sono stata brava. Ho appena fatto l'anteprima, quindi ne ho assaggiata un pochino e ragazzi è strabuona, quindi non lo so se ho un talento per fare la carbonara o forse sembra a me che sia buona o forse è un caso che sia venuta buona, però vi assicuro che è strabuona. Poi soprattutto ditemi se questa è la vera ricetta, perché io ho cercato proprio la vera ricetta e così dicono questa dovrebbe essere la ricetta originale, però non si sa mai. E sicuramente tra di voi c'è qualche esperto di cucina che può dirmi se è così o no. Confermo comunque, ci piacciono i gusti di Chiara Ferragni e oggi ho mangiato veramente veramente bene. Mi manca la mia Coca Zero, ragazzi, che come sapete a cena ci sta sempre. Oggi mi sto mancando tantissimo, però non si vede praticamente mai Chiara bere Coca-Cola, soda o altre robe frizzanti, quindi dobbiamo seguire la nostra challenge e la nostra beniamina di oggi. Una cosa però che mi sono resa conto è che avendo eliminato oggi completamente le bevande gasate, non ho lo stomaco gonfio, cioè di solito un pochino ovviamente la Coca-Cola e tutte quelle bibite che sono gasate, che hanno le bollicine, un pochino ti gonfiano. E oggi invece ho la pancia, cioè più piatta di come di solito, quindi questa è sicuramente una cosa positiva, ragazzi. Io adesso vi saluto appunto perché aspetto la mia amica e poi finirò di cenare con lei. Spero che vi sia piaciuto questo video, io mi sono divertita molto a provare queste cosine, queste ricette e a cucinare secondo i gusti di Chiara Ferragni. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, mettete like se vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e tutto quanto. Vi mando un bacio grandissimo mia family, noi ci vediamo domani alle 17:30 con un nuovo video, puntualissimi mi raccomando. Bacio, abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte! Forte, 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 fortissimo, ragazzi, che abbiamo sempre bisogno di un abbraccio da chi ci vuole bene. Bacio, a domani, ciao!